È partita ieri sera la campagna abbonamenti della Triestina. Il club ha affidato a un video carico di energia e alla comunicazione via web, mail e social i dettagli dei prezzi per la stagione prossima a partire. Intanto dunque i prezzi divulgati dalla società che, e qui la prima novità, valgono per i primi 3.000 abbonati. 81 euro per l'intero in curva Furlan, 49,5 per donne over 65, 72 euro per gli ex abbonati, 81 per padre e figlio fino a 12 anni, 108 euro per due genitori e un figlio fino ai 12 anni, 45 euro per gli studenti dai 13 anni in su o con tesserino universitario, 18 la tessera cortesia per chi ha invalidità superiore al 75% e per i bambini dagli 0 ai 12 anni, 49,50 euro per chi ha invalidità sotto il 75%. Per la tribuna Colaussi 108 euro l'intero, 81 donne over 65, 94,5 ex abbonati, 117 padre e figlio, 135 family con due genitori e figlio, 72 euro studenti, 27 per invalidità oltre il 75% e bambini da 0 a 12 anni, 81 per invalidità sotto il 75%. Infine, per la Pasinati, 135 euro l'intero, 103,5 over 65 donne, 117 ex abbonati, 90 per studenti, 40,5 cortesia invalidi e bambini, 103,50 euro cortesia invalidi sotto il 75%. Possibilità di acquistare l'abbonamento online al sito www.diticket.it e da domani anche fisicamente alla sede societaria al terzo piano dello Stadio Rocco, al centro coordinamento Triestina Club presso la tribuna Colaussi, al bar Capriccio in via Bramante, al Ticket Point di Corso Italia 6/C. Il traguardo è ambizioso, quello dei 3.000 abbonati, ma il nuovo corso ha intenzione di fare le cose con entusiasmo e coinvolgimento della città. Per tutti coloro i quali dovessero arrivare oltre i primi 3.000, i prezzi saranno adeguati con una maggiorazione del 10%. Detto degli abbonamenti, intanto la squadra si sta allenando in vista dell'impegno di Coppa Italia del 21 agosto. L'allenamento odierno dei rossolabardati include una seduta congiunta con una squadra d'oltre confine, un test prezioso per mister Bonatti per rodare al meglio i meccanismi dei giocatori a sua disposizione.